Allora, siamo appena entrati dentro la copertura e troviamo già la prima sorpresa, perché se notiamo bene gli argini laterali sono realizzati con una pietra finemente lavorata di colore rosaceo e biancastra, che in fin dei conti è la stessa pietra con la quale sono costruiti sia il Palazzo del Podestà che varie altre strutture di pregio di Fabriano. L'ipotesi che possiamo fare è che questi argini siano piuttosto antichi e che la volta il laterizi realizzata sopra sia stata realizzata dopo il 1905, perché abbiamo visto che nella mappa del Grossi non c'è, il fiume scorreva all'aperto. Qui vediamo delle cose interessanti, che sono questi fori, che sono le buche pontaie per realizzare la centina sulla quale poi è stata costruita la copertura, la volta di copertura. Una cosa singolare che ci conferma la qualità del materiale utilizzato è anche la presenza di pietre molto grandi. Guardate questa centrale, che abbiamo misurato, ha una lunghezza superiore a 120 cm. Quindi una pietra di tutto rispetto, che ci fa capire che per la realizzazione di questa canalizzazione è stato appunto utilizzato materiale di ottima qualità.